Bentornati in The Binding of Isaac Repentance. È da un mese che sto cercando di registrare un nuovo video di Binding of Isaac, ma ogni volta che cerco di fare una run, ogni volta che cerco di registrare qualcosa, tutto va estremamente male. E spero che oggi le cose inizino a cambiare. Non so per quale ragione, ma i live di media le run vanno anche abbastanza bene. Quando registro per un video non riesco a superare il terzo piano. E non è che non mi concentro, gioco male. Letteralmente non ho niente con cui lavorare. Non mi danno nulla. Speriamo che oggi la situazione cambi. Il personaggio che vorrei utilizzare oggi è Aiden, perché Aiden è uno dei miei personaggi preferiti del gioco e con lui non ho ancora battuto The Mother e tutta quella parte nuova di Repentance. Quindi scegliamo lui e vediamo che cosa ci capita. Le run di Aiden iniziano sempre con due oggetti random. La pillola è One Mix Small e abbiamo un cuore di... abbiamo un cuore scheletrico e abbiamo il fagiolo per scorreggiare. Le statistiche non sono male. Le statistiche non sono male, però non è un incredibile inizio. Ok, primo treasure room. Un pezzo dello zodiaco. Poison Tears, Scorpio. Questo qua non è male per niente. Fa danno da veleno a tutti i nemici, praticamente costantemente, che è molto più buono rispetto a un sacco di altri oggetti. E la cosa più importante è che io non ho ancora sbloccato il planetario e mi servirebbero tre pezzi dello zodiaco per sbloccarlo. Se riuscissimo a farlo, anche se non riusciamo a finire la run, è già qualcosa, non sarebbe male. Devo già utilizzare una chiave per entrare nel Downpour, che è il piano alternativo, però me ne servirebbero comunque delle altre perché siamo a zero, abbiamo poche risorse. Però scendiamo, finiamo in non Downpour ma Dross 1. Ok, treasure room trovata, mi serve semplicemente delle chiavi. Qui nessuno mi sta droppando chiavi. Qui nessuno mi sta droppando chiavi. Questa è l'ultima sta. Ok, abbiamo fatto un intero piano, non abbiamo ottenuto una singola chiave né una singola bomba. Qui non abbiamo letteralmente nessuna risorsa per poter fare niente qua dentro. Mi sa che la treasure room a questo punto qua non possiamo farci molto. Ok, andiamo a fare la boss fight almeno. E la boss fight? Oh, salvete! Chi è che l'avete combattuto una volta? Mi ricordo che è un sacco cattivo e forte come nemico. È tipo una cacca gigantesca. Oh, mi trascina in giro! Mi trascina in giro! Mi trascina in giro! È tipo una cacca gigantesca ma super resistente. Gli facciamo pochissimi danni. No, 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 no. Non voglio perdere il mio bone heart. Non voglio perdere il mio bone heart. Non voglio perdere il mio bone heart. Ti prego. Ti prego. Non adesso, non girarmi ora! Ho preso la moschina minuscola sulla cacca che ha spawnato lui. Ma porca vacca. Basta spawnarli, non c'ho abbastanza danno. Non ho abbastanza roba per sconfiggere tutto contemporaneamente. Continuo a prendere danni, se no non resisti, 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 resisti. Ok, sconfitto. Dammi una chiave. Dammi una chiave. Patto con Satana che non è male. Patto con Satana che non è male. Siringa che non è male perché è damage e range up. Defect. Credo che lo prendo. Lo prendo. Damage più tears up. Adesso abbiamo delle lacrime davvero davvero molto buone. Abbiamo soltanto un cuore rosso, ma ci manca ancora una chiave. Posso fare niente? Ma davvero sono al secondo piano del gioco e già non ho nessuna chiave per fare niente in questo cavolo di piano? Non ho potuto fare assolutamente niente. Si va al prossimo piano. Curse of Darkness, Dross 2. Almeno qua ho ottenuto la chiave. Ok, l'oggetto di sinistra è davvero pochissimo utile. Proviamo quello di destra. Stava andando bene con me. Antigravity Tear. Se spammiamo funziona normalmente. Se teniamo premuto invece spara tutto in un colpo solo, che non è il massimo. Mi ha aumentato il rateo, però è un modo di sparare lacrime davvero davvero pessimo. Andiamo a fare la boss fight, vediamo cosa succede. Ah, salve lui. È una versione leggermente differente della stessa boss ma in Downpour. È strano sparare così, non ci sono abituato. Non è per niente un buon oggetto. Almeno abbiamo un buonissimo rateo e facciamo davvero tanti danni. Se no questa boss fight qua sarebbe stata tremenda. Quello è nuovo come oggetto, credo. Mi ricordo che non è male. Tears up you feel empty. Abbiamo 6 di rateo. Mi ha dato anche un bona. Oh, ok. Andiamo a recuperare il pezzo di coltello, che tra l'altro ho scoperto pure una cosa nuova. Tra l'altro controlliamo la cursed room. Oh, te mi aiuti in qualche... Tu dovresti rendermi l'effetto duplice delle carte. Quindi ogni carta ha il doppio effetto adesso. Ci può stare, nulla di incredibile. Ok, prima parte del coltello ottenuta, ma ho scoperto una cosa nuova.
che visto che abbiamo ottenuto poche risorse finora, vorrei provare a fare. In realtà, quando diventi The Lost e riprovi a fare il piano in forma di The Lost, puoi anche riprovare a fare la boss fight e ottenere un nuovo oggetto con la boss fight. E visto che abbiamo già perso un oggetto nella Treasure Room, non sarebbe male come cosa. Adesso vuol dire fare la boss fight di prima senza essere colpiti una singola volta e farla perfect. Il che non è semplice, però, ok, boss round 2. Questa volta ti devo combattere senza prendere nessun singolo danno. Cerchiamo di sopravvivere. Vai, 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 che sta andando bene. Vai, 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 che sta andando bene. Ok, ok. È andato super bene. E mi ha dato un altro Tears Up. Tier Size più Range Up. Ah no, è Tier Size. Primo pezzo di coltello ottenuto, possiamo adesso scendere alle miniere. Curse of the Unknown, vediamo i nostri punti vita. Che non è il massimo. Qua dentro ci sono dei forzieri. Patto con Satana con altri forzieri. Speravo in realtà in qualcos'altro. Speravo in dei oggetti buoni, ma potrebbe esserci qualcosa di buono nei forzieri. Forse. No. Utilizziamo almeno una pillola. I'm excited. Ok, nulla di incredibile. Ok, treasure room, abbiamo una chiave. Come sempre, l'oggetto di sinistra è inutile. L'oggetto di destra non so qual è. Quale prendiamo? Rischiamo di nuovo. Pishes. The stars are calling. Ho sbloccato il planetarium. Finalmente ho sbloccato il planetarium. Perché, scusa? Perché? Ok, boss fight, sento una stanza grande ovviamente a lui. Lui secondo me, in realtà, stranamente, è semplicemente un'orda di nemici. È praticamente una versione durante la run normale della modalità grid. Per qualche ragione rimane comunque uno dei combattimenti più difficili in assoluto, per qualche motivo. C'è troppo caos. Non so cosa succede il 90% del tempo. C'è troppo casino. Dai. Dai. Ok. Ok. Abbiamo preso un minimo danno. Ce la siamo cavata recentemente. Blue cap. Altro tier zap che non ci aumenta però le tier zap, perché siamo già al massimo. 6.5 con anti-gravity tiers è il massimo. Ma abbiamo ottenuto un cuore in più, quindi mi accontento. Ok. Scendiamo le miniere 2 allora. Qua dobbiamo prendere il prossimo pezzo del coltello. Ok, treasure room. Di nuovo, quello di sinistra è inutile, quello di destra non so cosa sia. Polyphemus? Ok, ci siamo uccisi il rateo. Ma abbiamo delle lacrime che fanno 20 di danno. Se spammo fa così. Sai che non è male. Forse riusciamo davvero a utilizzare anti-gravity tears a nostro vantaggio in questo modo qua. Attenzione, forse anti-gravity tears è servito a qualcosa. Forse non è stato un netto downgrade e siamo estremamente più deboli ora. Forse è servito davvero qualcosa. Ok, prima di fare la boss fight, entriamo nella zona del coltello e vediamo di cercare di ottenerlo. Qua vorrei evitare di perdere troppi punti vita. Come vedete, questa zona qua appunto è un intero percorso che forse potrei pure guardare meglio per ricordarmi che tipo di ostacoli arriveranno e non semplicemente correre senza pensare a niente. Però corriamo senza pensare a niente. Mi fido dei miei tempi di reazione. Cercherò di scansare tutto e di non prendere nessun danno. Perché no? Secondo pezzo di coltello. E ora bisogna scappare. Ora bisogna scappare da lui. Please non trattami male. Please non trattami male. Voglio perdere pochi punti vita. Non voglio perdere troppi punti vita. Mi serve tutti i cuori che ho al momento attuale, perché non so quanto riesco a resistere, perché non ho troppe cose difensive. Via 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 via. Non mi ha mai preso. Non mi ha mai preso. Non mi prenderà mai. Sono troppo bravo. Nulla mi riesce a toccare. Questa è l'ultima stanza, questa è l'ultima stanza, questa è l'ultima stanza. Via voi, via moschine che mi bloccate il passaggio. Via moschine che mi bloccate il passaggio. Si può passare, si può uscire, non ho preso nessun danno. Campione incontrastato, campione incontrastato. Non lo tocca nulla, è intoccabile, è imbattibile. Ok, coltello fatto, andiamo alla boss fight. Che è il boss? Ornfell. Oh. Salve Ornfell. Quanti danni ti faccio, Ornfell? Quanti danni ti faccio? Aia. Quanti danni ti faccio, Ornfell? Ah, bombe ovunque. Bombe ovunque. Oh, ho sconfitto. Ho sconfitto. Ho sconfitto. Brimstone bombs. In ogni caso, cuore in più. Perché no? E possiamo utilizzare questi cuori in più per fare il patto con Satana. Che mi ha dato due oggetti di gappi. Potremmo fare la trasformazione di Guppy? Da quello che sono, nerfata Repentance. Non è più OP quanto l'era in passato. Però l'oggetto di sinistra è davvero buono.
Questo lo prendo di sicuro. E a questo punto qua prendo anche lo getto di destra. Abbiamo parecchie chiavi, ce la possiamo cavare. Prendiamo anche Cappy's Tale. Credo sia una buona scelta. E ora che abbiamo speso due cuori, utilizziamo altri due cuori per scendere nel mausoleo. Abbiamo altro da fare nel piano? Quella cursed room mi ispira, però non vorrei sprecare il mio bone heart. Ok, si scende. Ok, non siamo mai stati così preparati. Curse of the Maze. Non siamo mai stati così preparati al mausoleo. Possiamo cavarcela qua dentro. Devo soltanto evitare di prendere troppi danni. Abbiamo un buon ratio, abbiamo un buon danno. Credo che abbiamo anche una buona quantità di risorse. Mi serve più che altro roba difensiva d'ora in avanti. Ok, boss fight del mausoleo. Ah, lui? Ah, salve. Lui c'era anche in Antibird. Lui mi dovrei ricordare come funziona. Non ho ancora mai combattuto per bene Repentance. Credo che forse l'ho incontrato soltanto una volta e mi ha shottato letteralmente in un colpo solo. Però dovremmo riuscire a cavarci, se non ricordo. Aia. Devo stare lontano dai fuochi. Ok, mi ricordavo bene. Che questa zona mi avesse già fregato in passato. Nice. Alto tier zap, ok. Oddio, sto sparando. Abbiamo un ratio migliore, ma non so per quale motivo spara in modo incoerente. Non so se questo è un buon upgrade. Andiamo al mausoleo 2. Che non è il mausoleo, è la versione alternativa. Gehenna. Qua il coltello ci effettivamente andrà a servire. E questa qua è una versione anche più difficile rispetto al mausoleo, a mio parere. Sono nemici più tosti. L'importante è non prendere troppi danni qua dentro. L'importante è non prendere troppi danni. Ora devo soltanto non prendere troppi danni. Devo soltanto non prendere troppi danni. C'è qualcosa che posso fare prima di battere la boss fight? Che questa dovrebbe essere mamma. Compriamoci qualcosa nel negozio. C'è un soul art. C'è una carta che non è male. The Magician diventa davvero molto utile in realtà per il combattimento finale. Dreamcatcher non so quanto suonerà utile. Ci promette di ottenere mezzo cuore blu ogni volta che concludiamo un piano. Non serve a questo punto qua della run, ma lo prendiamo comunque perché a questo punto qua i soldi non ci servono più a niente. E avere qualche piccolo cuore in più mi può comunque tornare utile. Pronti? Pronto. Mamma potenziata della route alternativa. Gli dovrei fare un sacco di danni, ma dovrebbe pure avere un sacco di attacchi cattivi, tipo questo qua che attacca tre volte consecutivamente. Non me lo ricordavo ce l'avesse. Dai che gli mancano pochi colpi già adesso per sconfiggerla. Non ci vuole troppo, non ho visto il brimstone partire. Ok, scusa. Prendiamo la negative, perché ora la negative dà un boost al danno. E utilizziamo il coltello per aprire questa porta. E ora abbiamo un cuore di mamma. Questo serviva al coltello. E per questa ragione qua stavamo cercando di tenere il coltello fino adesso. Perché ora possiamo completamente skippare l'utero, andare a sconfiggere il cuore di mamma, che c'ha un pattern completamente diverso ed è molto più complesso in realtà. E credo che anche scalico molto danno, perché sennò sarebbe già morto probabilmente. Please. Ok. Non di nuovo, please. Non voglio essere colpito, voglio tenere più cuori possibili. Aia, il brimstone lo vedevo, per caso ho aperto il cuore. Non ci dà niente il cuore di mamma. Ma se torniamo indietro, ora le cose sono cambiate. La stanza è piena di mosche e di sangue. E il passaggio non è più quello che ci porta all'utero, ma ci porta nella nuova zona del gioco di Repentance finale. Tra l'altro il Dreamcatcher ci fa vedere che nemici andremo a sconfiggere. Oh, Corpse XL! Ho preso il Dreamcatcher per ottenere il mezzo cuore apposta per fare ogni piano e mi dà una roba del genere. Ok, Corpse XL non è il massimo, ma questo qua è Corpse. È la ultima zona del gioco, è la nuova zona del gioco, è praticamente l'utero ma decomposto. L'unica cosa che mi interessa d'ora in avanti è soltanto ottenere Soul Heart e roba, e cercare di non prendere danno. Qua non ci sono delle treasure room. Dobbiamo soltanto puntare a trovare la boss fight adesso. Possiamo andare alla boss fight ora? Credo di sì. Credo che è arrivato il momento di fare la boss fight e cercare di finire questa run qua. Sarà difficile, siamo in davvero ottime condizioni, ma comunque non è facile concludere la partita. Stanza segreta. Qualcosa di buono? Oh, PJs. PJs mi dà dei cuori blu aggiuntivi. Prima facciamo la boss fight base, quella che dovremmo incontrare normalmente. E poi il boss finale, prima di farlo, utilizziamo il PJ. In questo modo qua siamo più curati e abbiamo full vita. Teniamo di Magician perché non so se posso tornare indietro in realtà. Chimera? Chimera dovremmo fargli abbastanza danni. Chimera non mi ricordo come un nemico troppo complesso.
6 diviso in 2. Allora non mi ricordo molto bene come funziona. Ah, è tipo, ho capito com'è. Ho capito com'è, allora no, forse è un casino. Forse è un casino. Mi sa che l'ho incontrato forse un paio di volte lui. Non mi ricordo bene come funziona. Ho preso un danno che non è il massimo, però potremmo cavarci senza prendere nessun altro danno. Possiamo cavarci senza prendere nessun altro danno. Colpisci. Nice. Mom's coin purse. Pillole. One makes you small. Perché no? One makes you small. Perché no? Siamo minuscoli. Ok. Boss finale. Blaze una run che vince. È da settimane che cerco di registrare questo video. Voglio finire una run. Please. Siamo pronti. Scendiamo di sotto. Eden versus Mother. Ok. Utilizziamo subito The Magician. In questo modo ogni nostra lacrima è homing e segue il nemico in modo automatico. Quindi nessuna delle nostre lacrime d'ora in avanti dovrebbe mai più mancare. Ora l'importante è concentrarsi più che altro a sparare e a evitare gli attacchi del nemico, che essendo veramente piccoli forse riusciamo a schivarli meglio. Ahia, questo danno. Ti prego, spaccagli qualcosa. Spaccagli qualcosa. Quando ho preso un altro danno? Ok, prima fase fatta. Mega Brimstone e ora seconda fase. Questa è quella complessa. Questa è quella complessa che diventa un vero bullet hell. Questo danno di nuovo. Ok, ok, lacrime ovunque. Non volevo attivare la cacca durata adesso. Mi serviva dopo per casomai curarmi. Non volevo attivarla ora. Finale, prima run su di successo in video The Binding of Isaac Repentance, ce l'abbiamo fatta. Let's go.